Ciao a tutti, io sono Valentina e oggi affronteremo insieme il secondo capitolo della storia di Lana, ragazzi, su Dressed in Press. Non so cosa andremo a scoprire, so solamente che fa ancora più paura dell'altro. Ora vi spiego bene che cosa abbiamo fatto nell'altro capitolo, però io sono preoccupata, non voglio! Da quanto ne so, in questo capitolo bisogna cercare sei pezzi di una mappa. Penso che siano i pezzi che aiuteranno poi Lana a scappare dall'entità brutta che abbiamo incontrato nell'altro capitolo, che abbiamo nominato Ercole. Nel capitolo precedente abbiamo aiutato Lana a cercare i sei oggetti per poter fuggire. Tra questi oggetti c'era anche una lima, che non so che cosa servisse, però non mi faccio più domande ormai. Io quando gioco a Dressed in Press non mi faccio più domande. Bene, io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Per il capitolo precedente mi ero travestita da detective, però oggi ho intenzione di uscire dagli schemi e di travestirmi da piratessa. Guardate come sono carina. Ci ho messo un po' in realtà a realizzare la gonna. E niente ragazzi, io direi di entrare nel capitolo 2, che non so dove sia, eccolo qua. Bene ragazzi, siamo entrati nel capitolo 2 e sono da sola anche questa volta. Un po' sono contenta perché posso trovare tutti i pezzetti di mappa da sola, però d'altro canto sono un po' spaventata perché il mostro se la potrà prendere solo con me. Io sono convinta che ci sia un mostro, perché se c'era nel capitolo 1 ci sarà anche nel 2. Non so assolutamente dove andare, non mi so orientare. Allora, perlustriamo un po' la zona. Posso nascondermi? Allora c'è veramente qualcuno. Ah, pure. Mi hanno sbattuto la porta in faccia. Vabbè, grazie. Grazie. Che ma... No, raga. Che cos'era quella? Era una infermiera indemoniata. Ma io come faccio a non vederla? Ragazzi, è impossibile. Ragazzi, chiuso una porta. Oh. Si era spawnata l'infermiera da lui! No, 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 no! No, raga, ma è impossibile. Come faccio? C'è un bel codice. Sto perdendo solo tempo. Stanza numero uno è quella in cui possiamo andare? No, non è quella, non è quella. Scusa, scusa, non la faccio più. Via, 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 via. Come ho fatto a sopravvivere non lo so. Ragazzi, questa volta la vedo veramente dura, perché la tipa è veramente veloce. Almeno nell'altro potevo ingannare il tipo nascondendomi nelle stanze. Qua invece ti trova subito la tipa. Ah! Aiuto, non la faccio più, scusa. Ah, ho capito. Non è vero, non ho capito. No, 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 no. Scusa, 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 scusa. Stanza 3, stanza 3, ragazzi. Ho trovato la stanza numero 3, che bello. E ora dobbiamo solamente trovare la mappa. Allora, qua c'è un diario. Che cosa dice? È datato il 13 dicembre 2012. Leggiamo un po'. Bla 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 bla, ho paura, sono single. Sì, va bene, va bene. Sto scherzando, ovviamente. Allora, dov'è la mappa? Ma cosa abbiamo trovato? Sono le foto che ha scattato Lana il giorno della festa di Halloween, sembra. Ah no, sapete, penso che questa sia l'infermiera che ci sta inseguendo, ma sembrava normale. Credo che qua Lana stia litigando con questa ragazza, non so chi sia. Qua c'è lei che si fa un selfie, brava Lana, brava. E qua che succede? Mentre Lana dorme, qualcuno cerca di catturarla. Ma chi è? Lina? No, perché Lina ha gli occhiali. Sì, c'è mentre l'infermiera accanto che sta impazzendo. Vabbè, io sono qui, però non posso, meglio non dirlo troppo ad alta voce perché poi viene veramente. Comunque, cosa abbiamo qua? C'è questo guardaroba che diventa nero. C'è del fumo che esce, sarà un demone, aiuto. E poi niente, ricomincia la festa. Va bene, però io sto cercando il mio pezzetto. Oh ragazzi, ho trovato il primo pezzo della mappa ed è qua dietro, è dietro al letto. Il secondo oggetto si trova nella caffetteria, ma io non ho più voglia ragazzi di scappare. Raga, però dai, ma non mi lascia neanche il tempo di respirare. Non c'è niente, è inutile questa stanza, è fatta solo per confondere le idee. Qua dentro? Ho visto l'infermiera. Ma è qui, ma non è giusto, mi sta aspettando proprio fuori dal bagno. Bene, e noi ci nascondiamo qui. Raga, aiuto. Aiuto, raga. È
qui. Non mi ha preso. È proprio lì. E noi scappiamo. Ok, la caffetteria è questa. Ah, ma che bella questa stanza, ragazzi. Molto più gioiosa delle altre. Davvero, qualche luce in più potevano anche metterla, sincero. Vabbè, comunque, noi abbiamo trovato anche il secondo pezzo della mappa. E vediamo un po'. Wow, ok. Ci restano solamente 4 pezzi. Ok, ragazzi, io direi di andare al primo piano perché mi continuano a sbattere le porte in faccia. Quindi io ci rimango anche un po' male. Da che parte devo uscire? Ok, indifferente. Dov'è la bro? Ah, eccola lì! No, 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 dai, lasciami stare. Ok, ragazzi, siamo nel secondo piano. Qua posso entrare? Ok, sì! Benissimo, che cosa abbiamo qui? Le docce, che carine le docce. Va bene, non ci interessa, non c'è niente. Non c'è niente da vedere qua. Nei bagni c'è qualcosa? Non c'è niente. Qua dentro? Ok, sì, c'è un pezzo della mappa. Ma perché devono nascondere i pezzi della mappa in bagno? Dov'è la ragazza? Qua posso entrare? Sì! Ma che carina, che cos'è? Come si chiama questa stanza? Non voglio solo uscire perché sennò poi mi prendi quell'altra. Ok, stanza ricreativa, perfetto. Ma qua abbiamo un bellissimo pupazzo. Qua c'è un pianoforte. Qua è una pianta, ok. Allora, posso dire, se qua ci mettessero più luci, penso che sia la stanza più allegra. Perfetto. Oh, ok, ho trovato anche l'altro oggetto. Ragazzi, ma ho le allucinazioni. Io vi giuro, qua dietro non c'era quell'arcobaleno. Io ho visto una scritta. Ah, posso vedere anche attraverso la finestra. Dov'è quella ragazza? Ma se tipo entro qua? Ah! Ok. No, no! Mi fa ricominciare da sotto! Via, via, via. Nasconditi. Ragazzi, nel mentre che mi nascondevo ho trovato anche il quinto pezzo della mappa. A posto! Ok. Ne resta solamente una. Ora, dobbiamo ragionare. Dove posso cercare quest'ultimo pezzo? Ma? Non ci posso credere, raga. Cioè, mi odia a tal punto da attraversare pure i muri. Ma restatene pure là, ma io col cavolo che vengo a fare amicizia con te. Perlomeno l'entità della volta scorsa era più simpatica perché era un po' tonta, non sapeva attraversare le porte, non sapeva aprire. Questa invece a momenti diventa un fantasma, stiamo scherzando. Allora, io comunque volevo vedere i pezzi della mappa. Ok, dai. Riusciamo un po' a intravedere che cosa si nasconde qui? No. Aspetta, sì. A me sembra di vedere uno studio. Dov'è? Aiuto! È proprio lì. E guarda che infame passa dall'altra parte. Ok, allora, noi senza farci vedere cerchiamo questo studio. Stanza operativa, head nurse, ok. Qua c'è qualcosa? No, non è uno studio. Una videocassetta! Sì, dai, basta, ho capito, accorcia, taglia, che il video sennò mi diventa troppo lungo. Da quanto sto capendo, questa cassetta appartiene a Giulia. E praticamente lei, in questa cassetta, dice che questo è il suo primo giorno in cui lei frequenta questa sorta di manicomio. Penso sia un manicomio, perché lei dice ospedale, ma a me sembra più un manicomio. E boh, poi non ho ascoltato il resto della cassetta perché non ho voglia. Io voglio solo scappare. Ecco qua, ho trovato finalmente il sesto pezzo di mappa. Oh mamma mia, raga, ma è impazzita. Altro che manicomio, questa mi fa ancora più paura. Vabbè, è talmente impazzita che non mi ha vista, cioè non mi ha riconosciuto. Comunque noi andiamo lì che c'è quella porta rossa. Perfetto. Dai, sbloccati. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo anche finito il secondo capitolo, suppongo, spero, perché io non ne posso più, basta, ragazzi, che poi non dormo la notte. Che cosa c'è qua? Oh, mamma mia, sto piangendo, no, mi spiace. Non è ancora finita. Che devo fare, raga? Aiuto. Raga, non sto capendo. No, io dovevo quindi seguire quella striscia rossa senza farmi prendere dall'infermiera. Spero stavolta di finire il gioco perché io sono curiosa di sapere che cosa c'è alla fine. Allora, qua c'è una freccia, ok. Proseguiamo, andiamo, via. Non mi giro, ragazzi, perché so già chi c'è dietro. C'è il 4 di matematica pronto a prendermi. Ok, dai ragazzi, sta andando bene, ragazzi, non mi sembra vero. Più che escape room mi sembra più un labirinto.
Dai, ma quanto è lunga sta casa? Ce l'ho fatta, ragazzi! Non mi sembra vero, ragazzi, ho finito. Devo ancora scappare, vero? Sì, ovvio. Diventa sempre tutto più difficile, sbaglio. Oh, mamma mia. Raga, ho finito il gioco. Dopo anni, ragazzi, sono riuscita a concludere il secondo capitolo. Sono davvero troppo felice, anche esausta, davvero, devo essere sincera. Ci rimane solamente il terzo ed ultimo. Io direi di fare un altro video. Quindi spero tanto che questo vi sia piaciuto. Io vi giuro, non pensavo di impiegarci così tanto tempo a trovare le mappe, ma davvero l'ultima parte era difficilissima. E poi continuavo a confondermi con le stanze, erano tutte uguali, buie, spente, deprimenti. Comunque spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, Instagram e TikTok, di lasciare like, attivare la campanella per non perdervi nessun altro mio video. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao, vi auguro buon Halloween!